Passaggio di consegne alla presidenza del Rotary Club Riva del Garda. Nel corso dell'annuale festa d'inizio estate, andata in scena ieri all'Hotel du Lac et du Parc di Riva del Garda, è stato formalizzato il cambio della guardia tra l'avvocato roveretano Germano Berteotti e il dottore Enrico Bonora, dentista arcense, socio del club dal 2008 e già socio di Round Table Riva del Garda. Una serata conviviale importante e ricca di emozioni, durante la quale il presidente uscente, faticando a trattenere l'emozione, ha ricordato i progetti portati a termine durante il proprio operato e gli obiettivi raggiunti. Ora il timone passa al dottor Bonora, che potrà continuare a contare sulla collaborazione di una squadra che ha già in cantiere diversi progetti a favore dei più svantaggiati. Del direttivo fanno parte il segretario Gianfranco Ghisi, Augusto Betta, tesoriere, Graziano Rigotti, prefetto, i consiglieri Piero Avella, Gianfranco Betta, Sergio Chiesa, Luigi Masato, Paolo Pederzolli, Andrea Santini, Gianluca Zanivan, Claudio Zanoni e Vittorio Rasera. Alla serata erano presenti circa 200 persone, tra le quali molte autorità politiche e militari, e anche il neocommissario del governo di Trento, Pasquale Giuffrè. Enrico Bonora, nuovo presidente del Rotary Riva del Garda. Quali saranno i suoi obiettivi per quest'anno di presidenza? Allora, gli obiettivi di presidenza durante questo anno saranno fondamentalmente, primo, il service. Nel senso che il nostro club è un club di servizio, la cui finalità istituzionale prima è quella di fare del service, di fare delle cose importanti per persone che abbiano una qualche tipo di necessità. L'esempio più bello di service che noi abbiamo a disposizione e che è il service di tutto Rotary International è quello che viene testimoniato a questa spilla, En Polio Now. Il Rotary International, assieme alla Bill e Melinda Gates Foundation, ha speso negli ultimi 20 anni 1.200.000.000 di dollari per l'eradicazione della polio nel mondo. Questa eradicazione è quasi arrivata siamo quasi arrivati al successo, rimangono ancora pochi casi sporadici in Afghanistan, in Pakistan, e in Nigeria non è più endemica, sono 5 o 6 anni che non ci si registra più nemmeno un caso ed è un grande successo mondiale del service da Rotary. Questo è il Rotary per me e questo è quello che dovremmo cercare di fare anche ovviamente a livello locale, chiaramente per quello che si possa fare a livello locale con l'esiguità delle risorse che ci sono, ma fare qualcosa di importante a livello di service. Fa capire fondamentalmente che la Rotary non è soltanto convivialità, anche se la convivialità fa parte sicuramente di quello che è lo spirito del club, ma che la Rotary è ed è soprattutto servizio, cioè mettersi, servire al di sopra dei nostri interessi personali ed essere a servizio della popolazione e cercare di fare qualcosa di importante per chi abbia più bisogno, che sia meno fortunato e che abbia più bisogno di noi. Ecco, un grosso ringraziamento al mio past president quale è riuscito a fare un'annata veramente sopra le righe, densa di impegni e di appuntamenti. E nei miei intendimenti la mia annata sicuramente non sarà come la sua, sarà un'annata un pochettino un pochino più modesta, ma più indirizzata al service e più indirizzata un pochino a ritrovare quelle che sono quella che è l'amicizia fra i vari componenti del club e che dall'amicizia dei componenti del club possano scaturire delle idee che possano essere dei buoni veicoli di service nel locale e anche non solo nel locale, magari anche con degli altri club del Trentino.